A Mantova, Palazzo Te, una particolare esposizione su un tema interessante storicamente, ma anche interessante dal punto di vista di un approfondimento di un'epoca e di una storia poco conosciuta, quella dei Templari. La mostra di Palazzo Te raccoglie una serie di oggetti, tra cui reliquie, lastre tombali, quadri, icone, oggetti di culto, ma racconta anche la storia dei Cavalieri del Tempio che dall'epoca delle crociate espansero la loro conoscenza in tutta Europa, diventando quello che è rappresentato il fondamento della nostra Europa moderna. Una storia che vuole essere una storia fondamentalmente di carattere storico, di ricostruzione storica, lasciando perdere quelli che sono gli aspetti esoterici e misterici, ma che vuole approfondire una realtà della vita di tutti i giorni, di un ordine che combatteva per la salvaguardia e il controllo della cristianità e per il tentativo di proteggere i pellegrini che andavano in Terra Santa nei luoghi di Cristo. Tra le altre cose, quest'anno ricorre proprio l'anniversario, il 700° anniversario della morte dell'ultimo gran maestro templare Jacques de Molay in un rogo compiuto da Filippo il Bello, che ne cancellò totalmente la memoria nei secoli a venire. La storia di questa fine dell'Ordine dei Tempi è raccontata anche grazie dei documenti originali dei processi dei templari, del brogliaccio del Papa, che cercò in tutti i modi di salvare l'ordine facendolo fondere con l'Ordine dei Gerusalemme Solimitani. In questa mostra sono esposti infatti dei documenti interessantissimi che vengono dagli archivi segreti vaticani, che riportano la storia reale di questo processo e di questa fine e il tentativo fino all'ultimo del papato di salvare un ordine che aveva dato tanto alla storia europea. Sarà una bella occasione per la nostra città. Ancora una volta Palazzo Te diventa il momento centrale per iniziative di qualità. Questa mostra è stata ideata, voluta, pensata e poi approvata dall'Assemblea dei Soci del CDA quando Crespi era presidente, e la si realizza appunto con il neopresidente Graziano Mangoni. Oggi, proprio per questo, la presenza in contemporanea dei due presidenti è un bel segnale, che anche pone fine a qualche polemica che c'è stata in questi giorni sul tema della continuità della presidenza Palazzo Te.